L'Associazione Medici Cattolici della sezione De Colibus della Diocesi di Nocera-Sarno, come sempre, assegna borse di studio a giovani studenti meritevoli che quest'anno sono stati scelti fra gli allievi del Liceo Scientifico Statale Monsignor Bartolomeo Mangino di Pagani. Il premio borsa di studio per exempla, non per precepta, è dedicata al dottore Maurizio Della Sala, giovane e fulgido esempio di professionalità e di umanità, che ha lasciato in quanti ebbero il piacere di conoscerlo un ricordo indelebile. La manifestazione si svolgerà giovedì 17 maggio alle ore 18 nella sala Bernardo d'Arezzo dell'ospedale Andrea Tortora. Maurizio Della Sala era una persona cordiale, generosa, un eccellente professionista che ci ha lasciato prematuramente all'età di 38 anni, ma questo è successo 15 anni fa. In questo periodo abbastanza buio per i nostri giovani abbiamo deciso di a portare ad esempio la figura di Maurizio Della Sala, tant'è che la nostra iniziativa è stata accolta con grande entusiasmo da tutti coloro, i colleghi e non, i pazienti che l'hanno conosciuto e stimato. Siamo partiti con il liceo scientifico, abbiamo selezionato insieme alla preside e a tutto il personale che si sono dimostrati apertissimi e orgogliosi, abbiamo selezionato 19 studenti che avevano espresso il desiderio di continuare gli studi con la medicina. E questi ragazzi hanno seguito un piccolissimo corso, hanno formulato un saggio breve e c'è stato un vincitore selezionato che verrà premiato con una borsa di studi dall'Associazione Medici Cattolici della nostra diocesi, quindi diocesi Nocera-Sarno. All'ospedale, nella sala d'Arezzo, giovedì alle 18. Per chi volesse, nella cappellina dell'ospedale, il gruppo di Padre Pio celebrerà alle 17 la messa, nella quale ricorderemo anche Maurizio.